quando si sceglie un corpo che ha dato, ha ricevuto, ha sbagliato, nel limite è diventato qualità, perché il limite diventa qualità. E quindi automaticamente ci vogliono pochi minuti per capire. È come quando ci innamoriamo, ci guardiamo e non so cosa succede, non l'ho mai saputo. E ogni volta c'è questo dubbio di dire, bah, come mai? E che poi ci sconvolgiamo la vita, è la stessa cosa, è un innamoramento. E sappiamo che il mito è un pretesto per essere, per vivere nell'umano in maniera più ricca. Yuval ha un mondo nuovo, perché tutto è stato fatto, tutto si rifà, ma lui non si ispira a qualcuno. E questa è una cosa che mi piace, c'è una sua onestà. Perché c'è sempre qualcosa da scoprire, da farla propria, da corrompere anche, perché io uso questi aggettivi che possono sembrare fuori duri, volgari, no, non è questo, corrompere anche dire andiamo a vedere che c'è in questo buio, che è il mio stesso buio. Io vedo tutto in un modo, in un mondo creativo, vivo in un mondo creativo, non mi faccio problemi della realtà, della cosiddetta normalità, perché la vita per me non è quella che di solito si vive e quindi sono fortunatissimo a nascere in una famiglia di irregolari e di nevrotici, perché la nevrosi è comunque un laboratorio bellissimo per la creatività. Quando io incontro una persona che ha questo livello di follia molto elevato e quindi ha una cultura della follia, io vengo attratto e probabilmente attraggo anch'io. Questo primitivismo di Yuval per me è molto importante, perché bisogna saper riconoscere sempre non solo quello che si vede, a proposito di visioni, ma la nostra visione in merito alla poesia. Rifaccio tutto quello che ho fatto sinora Sì. e scendo, non aspetto lui e vado via. Ah, vai alla porta, puoi andare alla porta. Do l'urlo dietro lo Un spalletto. attimo e... Posso avere un po' più di fumo? Con Nicolás è stato un rapporto felicissimo perché è stata una delle persone che mi ha messo calma e mi ha... E dolcezza, è una persona molto dolce, trovo una persona molto così, al contrario, di me, che sono abbastanza, così emotivo e quindi, sto bene forse solo in scena o quando sono da solo. E quindi lui, con lui mi trovo molto bene. Già adesso siamo visti, non so, da 15 anni, siamo andati a provare un costume, era come l'altro giorno. Guardatevi. No, insieme.